Al via oggi il secondo appuntamento del corso di formazione per i volontari di protezione civile. Uno step importante, quello della prova pratica, fondamentale per l'attuazione di quelle procedure utili ad aiutare la popolazione nei casi di emergenza. Il corso prevede come far funzionare le pompe idrovore, utili per aspirare l'acqua in caso di allagamento di case, negozi, strade, scantinati. Inoltre anche la visita alla sala radio, la centralina che viene utilizzata in caso di interruzione dell'energia elettrica e delle linee telefoniche. A questo si aggiunge l'attuazione delle procedure per il montaggio di tende, dove riporre viveri, attrezzi e tutto il necessario per il primo soccorso. Ed inoltre ai volontari viene insegnato come far funzionare una torre faro che consente di illuminare la zona interessata dall'emergenza, importante in caso di blackout. Si aggiunge poi la serie di prove di evacuazione che il Dipartimento di Protezione Civile e Servizio di Agrigento svolge nelle scuole e negli uffici. Oggi stiamo coinvolgendo quasi 400 volontari fra attività, tra gente che ha avuto già esperienze precedenti di altre attività e invece volontari che hanno da poco avuto l'iscrizione al registro regionale. Quindi è giusto che anche queste persone possano essere pronte in caso di attivazione di emergenza per i bisogni della collettività. Sono stati presenti e ho motivo di ringraziarli per tutte le attività che fino adesso hanno fatto in questo anno del 2011. Mi riferisco alla tendostruttura, all'attività della tendostruttura, impegnati giorno e notte. Mi riferisco al campo base di Balata di Paita per quanto riguarda l'attività antincendio 2011, mi riferisco all'attività svolta non ultima, quella di Barcellona e Pozzo di Cotto. Conosceranno tutti i mezzi a disposizione di questo servizio, quindi i moduli, le idrovore, torre faro, il montaggio e smontaggio delle tente, e avranno la possibilità, soprattutto le associazioni appena iscritte al registro regionale, di potersi formare. Il prefetto Francesca Ferrandino ha previsto per giorno 20 un incontro speciale con i sindaci dei comuni della provincia di Agrigento allo scopo di illustrare i compiti e i doveri del sindaco nell'ambito di attività di protezione civile.